assorbendo. Lo senti? Lo sento. L'inizio di una nuova era. Amici di Cartellino Giallo, oggi siamo a Cesenatico, dietro di noi il palco dell'arrivo del Memorial Marco Pantani, palco prestigioso, pieno di coppe, ma andiamo a inquadrare quello che ho appuntato io, tre bei mortadelloni che in questo momento non li sta guardando nessuno e il mio obiettivo della giornata è andarli a prendere. Lei cosa sta mangiando di buono? Della mortadella? Mortadella. È buona la mortadella? È buona, è buona. È buona la mortadella. A casa mia si parla solo di ciclismo, se mi chiede chi è in testa al campionato o chi è giocatore gioca. Calcio assolutamente, ma noi siamo assolutamente contro il pallone, noi siamo per il ciclismo, il pallone ha stufato. Ecco, sta passando il gruppo, quel Memorial Pantani dall'arrivo in avanti, Gianni Bugno in testa, seguito da Chiappucci che tira il gruppo, Miguel Indurain. Lei sa che c'ha proprio le physique du roll del classico vitellone romagnolo in bicicletta. Quindi ci sono ancora i vitelloni romagnoli? Sì, ci sono, ci sono. Il signor Vitaliano ha le physique du roll del classico trombatore romagnolo. Ex. Diamo una botta, quante ne avrai castigate più o meno in carriera? Quante ne avrai castigate? Non guardavo la quantità io, guardavo qualità. Sì. Eccoci al secondo passaggio, il secondo passaggio è in avanti, in testa Eugeni Berzin, tallonato da Tonkov, Chiappucci segue nel gruppo degli inseguitori a 2 secondi e mezzo. Luca. Luca, gran bel nome, tu sei di Cesenatico, no? No, sono di Rimini e sono venuto proprio apposta per te oggi. Che pubblico meraviglioso che ha Cartellino Giallo. E per che squadra stai? Per il Milan. Va a cagare, va, basta. 10 km al termine, al terzo passaggio, davanti a tutti c'è Trueba, soprannominato la pulce dei Pirenei, detto di lui Bugno, Chiappucci e Miguel Indurain. In attesa della grande classica, la Coppa Cobram che si disputerà a Roma. A Roma, speriamo bene, però i nostri sono lì e non vincono. La Coppa Cobra non è mai facile, soprattutto la salitella di Viale dell'Amici che è veramente infernale. E questo è il punto, i nostri devono vincere, insistere. Soprattutto la parte più difficile della gara sarà il Curvone, dove c'è il ristorante Il Curvone, lì è veramente i corridori veramente lì vanno fuori uno dopo l'altro. Esatto, quello è il modo di correre. Quello è il modo di correre. Vengono solo quelli che c'hanno le palle. Allora siamo allo sprint finale, Lucenco vince, Chiappucci vince questo Memorial. Ha vinto Chiappucci? No, è il campione di tutti. Chi ha vinto? Chiappucci. Lucenco. Ah, Lucenco. Non ha vinto Chiappucci? No, Lucenco. Chi ha vinto? Gianni Bugno? No. Lucenco. Sì. Ha vinto Lucenco, grande Lucenco. Fuori la mortadella, Mastrangelo, fuori la mortadella che abbiamo i coltelli pronti, vogliamo sfettolare e godercela tutta negli intervalli pubblicitari e al termine della puntata. Ben ritrovati amici telespettatori e chi ci segue dai nostri numerosi dispositivi di internet, Facebook, social e quant'altro, ben ritrovati per questa seconda puntata della seconda stagione di Cartellino Giallo. Abbiamo un campionato bellissimo di cui parlare, che ha giocato domenica scorsa il suo turno e che giocherà l'infrasettimanale già tra poche ore. Ne parleremo alla grande con i nostri ospiti, qui una puntata nel frattempo che si preannuncia strepitosa con i cosplay sempre più lanciati, addirittura uno ha preso possesso della di una videocamera, di una camera guidata dai cosplay, siamo i numeri uno qui ragazzi, non ce n'è veramente per nessuno. Tutti fermi perché qui Cartellino Giallo domina e regna nei secoli dei secoli, amen, con no, una no. Subrette, una valletta e un aiutante d'eccezione, Veronica Bagnoli. Ciao, stai? Tutto bene. Stai da Dio perché ti hai esultato. Ho esultato ieri. Sulla vittoria del Forlì, sì. Nell'attesa sfida col Sasso Marconi. Attesissima, Forlì. È andato tutto la bene. La città era in fibrillazione, io proprio sì. Sentivo pulsare in città l'emozione. Avete vinto 1-0? Sì. Bene.
Bene. C'è la stampa, hai gestito tutto bene? Ho gestito tutto benissimo. Ma non ho dubbi, non avevo dubbi. Allora, voglio andare a vedere il mio studio. Debutta il neopapà. Il neopapà. In sostituzione del nostro Luca Ravaglia, che gli ha idealmente passato il Stefano Ravaglia, Stefano, che gli ha passato il testimone del lunedì scorso, Fabio Semprini. Ciao Fabio, in rappresentanza buonasera del buonasera a tutti. Bravo, buonasera a tutti. Applauso di incoraggiamento. Incoraggiamolo questo ragazzo, è al debutto televisivo. Dopo il derby. Dopo il derby. Perso. Abbiamo voluto perso. Darti... Malamente, oltretutto. Abbiamo voluto metterti a tuo agio, diciamo. Ma così ti abbiamo invitato dopo un bel derby perso, che abbiamo detto così... Il meglio proprio. Gli caviamo il meglio. Il meglio. Come il meglio. Sta, la creatura si chiama? Ginevra. Ginevra, ed è nata, pensate, in contemporanea con la nostra prima puntata della seconda stagione, insomma. È stata proprio a fagiolo. A fagiolo. Andiamo di qua, da Gaddoni, sono incazzato con te, caro Gaddo. Lo so. Sono arrabbiato, eh. Per la partita. Meritavate. Meritavate. Sono, guarda, un po' preoccupato. Sono un po' preoccupato. Un punto mi sarebbe quasi tirato il culo, ti dico la verità. Un punto, guarda, il pareggio mi stava stretto, ti dico la verità. Ho pure perso. Guarda che io mi fido, perché per fortuna che non ho visto la partita, perché ero impegnato. Ma come non hai visto la partita? No, questo vede qui. Chi c'è qua? Luca Mastrangelo! Guarda, vabbè, guarda niente! Guarda niente. Allora, l'altra volta, ma io non ho mica visto niente. Oggi ribadisce il concetto, cioè opinionista della Juve, viene qui, non ha neanche visto la Juve. Ma stai a casa, stai. Vabbè, ma per confrontarmi con voi tre, con voi due, no, perché il terzo... Ma non ho bisogno di vedere niente. Mamma cioè, mia, ragazzi. Dai. Cioè, della scena, non sappiamo chi... Sono tutti così. Lo dobbiamo che quelli della Juve. Prepardi che dobbiamo sverginare. Ma comunque, voglio dire, adesso è un format quello di Gaddo, che non mi è nuovo. Io ho avuto per anni a Panorama Basket, quando conducevo Zanna come opinionista, vedeva il 20% delle partite, naturalmente sparava sentenze che Zanna, che poi è l'Ether, no? Naturalmente che noi abbiamo... Possiamo svelarlo, è l'Ether, per chi non se ne fosse accorto. Luca, allora come stai lassù? Contentissimo, si sta da Dio, primo in classifica, anzi vorrei ringraziare la Veronica che l'altra volta girando la ruota ha fatto uscire l'opzione sciarpa nemica. Sebastiano Rossi disse... Mentre Ravaglia mi metteva la sciarpa del Milan, cattivi presagi per il derby, invece ha portato una gran fortuna, perché poi il derby l'abbiamo stravinto meritatamente. Due gol, due pali, una traversa, un gol annullato di un pelo e mezzo. Cioè, non c'è stata storia proprio, nettamente superiori. Oh, proprio umile. Cioè, vabbè, è la verità, cioè, non è questione di voler essere finti umili o no, nettamente superiori. Scusa, sono famosi sempre gli interisti per parlare. Beh, però per l'equilibrio, no? E per la pacatezza. Sempre. Soprattutto a settembre. Poi dopo, quando si arriva a marzo, un po' si cambia l'aria. Forse non l'abbiamo meritato di vincere. Bravo Fabio, è un buon inizio. Mi stai piacendo, molto bene. So. L'altro ospite, il nostro ospite, il quarto uomo, come lo chiamiamo noi, Daniele Galloppa. Ciao mister, ben ritrovato. Applausi. L'anno scorso accettò sciaguratamente i nostri inviti, ma pare non essere pago, ed eccolo di nuovo qui. Tre indizi fanno una prova, la prova che sono scemo, ce l'avete la terza volta che vengo. Quindi io non mi sarei mai permesso di dirtelo, al massimo l'avrei bisbigliato nelle orecchie da vera canaglia ai miei amici. Allora, tu sei romano ma interista, sì. Quindi appartieni a quella categoria, sì, dello spirito della quale faccio parte anch'io, che sta in un posto, tifi per un'altra cosa, eccetera, così. Noi siamo fatti così. E quindi hai goduto come un riccio ieri sera? Sì, come un riccio no, ma magari... Sì, dai, diciamo... Un coleottero sì. Coleottero non è bellissimo, però vabbè. Comunque sì, è stata una bella partita, dominata, meritata. E ci fa ben sperare, speriamo che non sia solo a settembre. Allora, io credo che Conte rappresenti per voi allenatori, perché ricordiamo che Daniele Galloppa è un allenatore che, tra l'altro, dopo questa apparizione televisiva, credo che... Carriera bruciata. Chiuderà. Entro 24-48 ore gli sarà ritirato il tesserino. Andrà a dare una mano a Malesani a raccogliere l'uva. Farò il corso da magazzinieri. Andrà da Malesani a raccogliere l'uva, come correttamente si dice. Però Conte è, nel bene o nel male, uno spot per voi allenatori, perché è la dimostrazione, io credo, che l'allenatore può veramente incidere in una squadra, in un club, in un'organizzazione, se probabilmente, ecco, gli si dà il credito, diciamo, che merita, l'allenatore può veramente impattare. Conte credo che sia la dimostrazione. Cosa ne pensi? Assolutamente, l'allenatore ha un ruolo importante, specifico, proprio pesante dentro lo spogliatoio. Poi è chiaro che chi determina, secondo me, sono i giocatori sempre, però l'allenatore incide tanto, si vede già, l'Inter c'è già...
quella rabbia, quella fame che lui riesce a trasmettergli. Paradossalmente la partita di Champion è stata una forza proprio per il derby. L'ha usata forse. L'ha usata per caricare proprio la squadra per il derby, ne parlavamo prima. Se Conte trasmette la grinta... So già dove vuoi arrivare. Cosa trasmette Giampaolo? Cosa trasmette Giampaolo? Un'agonia. Sempre, cosa trasmette Giampaolo? Trasmette una tristezza che non ha confini. Io penso che sono 7 anni che per un tifoso del Milan è capitato tutto quello che nei 30 anni prima non si era neanche mai pensato. Una piazza esausta, una squadra che non gioca, un allenatore che dicono che sia bravo. Siamo arrivati alla 4ª giornata, ancora stiamo aspettando. Oh, è arrivato 9° con la Sampdoria lui. No, robe grosse, infatti vedo. Il maestro, giustamente poi lo chiama il maestro, nono, non si sa di cosa, ma è il maestro. Ti sento, ma proprio vagamente un accenno, quelle sfumature, perché tu sei molto allusivo, ti sento un po' polemico rispetto così a questa scelta del Milan di affidarsi a Giampaolo? Beh, io vedo i risultati, e vedo la stessa squadra dell'anno scorso senza il mordente che trasmetteva Gattuso. Quindi se la società doveva cambiare allenatore, o si faceva un progetto come è stato fatto quello dell'Inter, quindi un progetto a mio avviso intelligente sotto tutti gli aspetti, perché prima si sono fatte le cose per step, ma cambiare Gattuso per prendere Giampaolo è una scelta, a mio modo di vedere, scellerata e senza senso. Arrivo tra un secondo, Gaddo, da te, perché ci aggancio a Giampaolo, aggancio a Sarri, due allenatori quotati. Chi più meritatamente, chi più immeritatamente, forse per i rispettivi percorsi, che ancora non hanno, diciamo, impresso il loro marchio, il loro timbro sulle rispettive squadre. Chiedo a Daniele, bisogna avere pazienza, perché poi il tifoso ha fretta, il milanista ha sofferto parecchio l'altra sera, figuracce del genere, non gradisce provarle. Il calendario oggi propone già le super sfide all'inizio del campionato. Bisogna avere pazienza, non è sempre facile però. No, non è facile, no. Io Giampaolo l'ho anche avuto come allenatore e ribadisco che come allenatore è bravo e preparato, molto. Credo che però allenare una grande squadra, una grande piazza, comunque non basti solo quello, assolutamente. E ci voglia tanto altro, ecco, lì devi essere completo a 360 gradi. Secondo me sia Sarri che Giampaolo, che sono due allenatori molto preparati, spesso vogliono portare sempre le squadre al loro pensiero. A volte magari bisogna essere bravi a portarti il te allenatore al pensiero della squadra, sì, perché hai tante varianti, hai giocatori di esperienza, di qualità, quindi puoi essere anche bravo, a volte devi essere bravo a cambiare vestito, secondo me. E loro su quello probabilmente peccano un po'. Io sbircio Gaddo nei social e noto, per esempio, rispetto a Sarri, una certa impazienza, sai. Voi juventini siete abituati a vincere tanto e spesso, quindi cioè, 1-0 1-0 in casa della Fiorentina, una vittoria a stento col Verona, non è roba che gradite quello, molto. Non è, sai, non è lo 0-0 che a Firenze, non è un campo, per noi non è mai stato facile, perché ci ha sempre dato delle mazzate incredibili. Nonostante Montella stia facendo grandi cose, direi. Montella non ha ancora vinto una cosa vergognosa. È una cosa vergognosa, però quando arriva la Juventus, Firenze si trasforma. Il problema è come la giochi la partita. E il problema che io voglio dire, sono sempre a favore della Juventus, sempre a favore dei miei giocatori e dell'allenatore, però il problema, che dico, ci vuole tempo. La Juventus purtroppo non ha tempo. Il Milan può avere il tempo, deve avere il tempo, perché deve ricostruire come ha fatto l'Inter. Sono spiaggiato. Cioè, voglio dire, alla fine cosa ti posso dire? Intanto volevo ringraziare che ci hai detto che sei a favore della Juventus, perché non l'avevano capito. Che sono tutto... a favore della Juventus a prescindere, no, questo, sì. Meno male che l'hai detto, perché sì, non si era anche capito. A casa così. Però quello che voglio dire è che non c'è tempo la Juventus ha preso Cristiano Ronaldo, non è che mi puoi dire dobbiamo costruire in 3-4 mesi, te devi vincere, punto, non c'è altro. Il Milan può costruire,
L'Inter può costruire quest'anno per il futuro ancora uno o due anni, ma la Juventus cosa deve costruire? C'è il più forte giocatore del mondo che tra l'altro l'anno scorso, ho capito, per dirti, ce l'hai in squadra, non sei arrivato nelle semifinali, nella finale, ha vinto la classifica cannoniere Quagliarella, che se lo racconta ai suoi figli, Ronaldo, dove è andato tanto, le ha vinte. Cioè, non puoi aspettare, il tempo non c'è, Sarri deve pedalare, perché sei la Juventus, cosa mi vuoi venire a raccontare a me tifoso che il prossimo anno, che quest'anno magari ci va bene il secondo posto, bene, bene, a voi vi andrà bene, è nervoso. Così, no? Non c'è tempo, quindi fermati. Bene, è nervoso. Dai al volo il gioco, Veronica, gentilmente, allora, che poi andiamo il a sentire. Gioco anche lettera. Questa settimana dovete indovinare pronostico e primo marcatore della partita Milan-Fiorentina, in programma il 29-9 alle 20:45. Ok. La settimana scorsa c'è stato un vincitore, Marco da Genova. Marco da Genova, lo vedi che ci seguono veramente da tutta Italia. Marco da Genova, che cognome ha? Complimenti. Vabbè. Signore. Guarda che ho il cartellino giallo qui, eh. Battute del genere sono passibili di ammonizione. Ma scusa, bisogna dire una domanda, ma No, non ho tempo, devo lanciare, arrivo tra... alla ripartenza, giuro che torno da te. Adesso voglio sentire musica per le mie orecchie, datemi l'Ether, la mia dose settimanale di Ether. Quando mi portano ad odiare. Juventus Verona. Incredibilmente il Verona meritava di portare via un punto da Torino, ha giocato una grande partita. Cerchiamo di essere onesti dicendo che la Juventus aveva giocato tre giorni prima a Madrid una partita molto importante e non è riuscita a concentrarsi, diciamo così, immediatamente sul match. È indietro sicuramente, abbiate pazienza che arriva, io credo di sì, speriamo di no. Peccato che in questi casi davvero la squadra più piccola non riesca a sfruttare la situazione e raggiungere quel pareggio che tutto sommato meritava. Il derby Milan-Inter. L'Inter è superiore in questo momento al Milan. Al di là di Conte e Giampaolo, Conte il classico allenatore veramente concreto e Giampaolo che con le sue idee a volte ha ottenuto buoni risultati ma spesso è risultato fumoso. A parte questo dettaglio, che non è un dettaglio da poco, in questo momento la forza delle squadre è diversa. L'Inter è cresciuta rispetto all'anno scorso, a mio modo di vedere rimane sotto alla Juventus e al Napoli, ma ci si è avvicinata. Il Milan è una squadra che se la gioca con il Torino, con la Lazio e con la squadra di turno lì di centro alta classifica che può vincere e che può perdere, quindi è un gradino per non dire due gradini sotto all'Inter. Roma ultimo respiro, Bologna, mi ha fatto piacere, oltre per il fatto che io dai sono comunque simpatizzante della Roma, soprattutto perché un ragazzo qui ha sbagliato la bolletta che vinceva oltre 1000 euro, di conseguenza è sempre una cosa molto buona. Sarà contento lui. La Roma sta mettendo a posto i suoi tasselli, improvvisamente è una squadra concreta, ieri ha combattuto tutta la partita contro un Bologna che è partito alla grande in questo inizio di campionato e probabilmente meritava anche il pareggio nella giornata di ieri, potrebbe essere la quarta forza del campionato o forse anche di più. Allora, turno infrasettimanale, Brescia non è una squadra banale, la Juventus secondo me in questo momento ancora non ha assimilato seriamente, come abbiamo detto prima, le idee di Sarri, potrebbe anche succedere di una grande partita del Brescia, rimane favorita la Juventus e non mi stupirebbe anche in una giornata in cui vince 3-0. Inter-Lazio, sbornia dell'Inter, vince la Lazio in casa dell'Inter. Torino-Milan, partita difficile per entrambe, X serve a poco ma sarebbe un brodino per respirare un attimo. Chi perde è davvero davvero nei guai. Nuovamente in studio dopo l'Inter che si è già lanciato con i pronostici della prossima giornata. Dimmi Luca. Posso dire una cosa? Dopo aver sentito il pronostico di Inter Lazio dell'Eters, posso dichiarare alla seconda puntata della seconda stagione che secondo me l'Eters non capisce un cazzo. Ecco. Non no. capisce. E adesso, adesso scatta. Hai ragione, ma questo vabbè, non lo devi dire. Vabbè, ho capito, ma è la verità. Ma è la verità. No, è un collaboratore. Hai ragione, però vabbè, lo devi la dire. È un collaboratore. Girami, io mi metto la verità. Vado? Aspetta un secondo, allora, a questo punto andiamo sulla grande novità stagionale. Che è la ruota della sfortuna, abbiamo Iva Zanicchi. Non si può più dire niente. Gira la ruota. Che emozione, girare la ruota. Torna.
sorte. Era cosa meravigliosa. Sorte in faccia. Questi magneti. Questa volta te la tiro io. No, no, io lascerei. Ah no, lo facciamo fare. Io lascerei la mano vergine. Torta per sempre. Cioè, vinco il derby e lui mi deve tirare la torta in faccia. Dai, la mano vergine, che lo sverginiamo. Vai, Semprini, che... Io volevo nel frattempo complimentarmi con l'organizzazione della trasmissione, questi magneti che fanno venire sempre la torta in faccia, posizionati dietro la ruota. Piano. Sono formidabili. Piano. E allora, Fabio Semprini Cesari. Tre sommari. Guardate, ho vinto il derby e poi il Milan mi deve tirare. Guarda, con gusto. Piano. Fabio Semprini. Ma ce l'abbiamo un asciugamano? No, 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 metti fuori la testa. Abbiamo il mantello di Superman. Abbiamo il mantello di Superman. Ale. Are you ready? Vai, c'è il mantello di Superman. A me la panna montata piace talmente tanto. Com'è che gli hai detto che a tua vita che dopo ti pulisci? Cioè l'altra volta con Gattoni. C'hai l'asciugamano dietro. Usa la sciarpa dell'Inter. L'altra volta con Gattoni. È bello che me la infilai da sopra Nesti, capivo? La propria andè. Ma che è Semprini, hai visto la prima puntata, alla prima puntata giallo, sulla nostra punta di diamante, così. È arrivato, è arrivato. Mi date qualcosa, non lo vedo io. Amala. Irriverente Semprini che si presenta così, entra in scena così, si è rifatto piano. Dal derby, si è rifatto dal derby. Ma ce l'ho anch'io. Semprini, vai a cagare. Ti voglio bene anch'io. Metteremo quasi un secondo giallo. Che... Oh, ci ha dato da sotto, Clementetto, tutti in tenere, Clementetto. Cioè, un blind filet da tutti in tenere. Sai dove doveva andare a filare? Pulisci. Beh, sempre meglio dell'altro. Andate avanti che mi do una pulita io intanto, bestie. Voglio qualche messaggio di quelli che sono arrivati in questa giornata di oggi da parte dei nostri telespettatori. Avanti. Vado con Daniele. Daniele. Se ancora in attività avresti preferito giocare in questa Inter o nella Juve di CR7? Ah, che bella domanda. Bella domanda. Nel Milan. Penso nell'Inter, anzi, da interista avrei giocato nell'Inter. Forse te l'avevo chiesto anche l'altra volta, ma non mi ricordo... C'è stato qualche momento nella tua carriera in cui c'è stata l'ipotesi che potessi andare a giocare all'Inter? Ma c'è stato un periodo, dopo Siena si vociferava, poi dopo è saltata. Te ci sei andato stravolentieri. Ma direi di sì. Guarda quanto che stiamo peggiorando la situazione, siamo sempre a rischio. Vabbè, ho capito, ma cioè... Sempre più all'approfondimento pacato. Io tento da un anno e mezzo di fare un approfondimento pacato. Io darei un altro parlare di calcio con equilibrio. Vinco il derby, mi piglio la torta in faccia per una dichiarazione che comunque anche Gattoni mi ha dato ragione, perché l'Eter... Vabbè, non lo ripeto perché ne prendo un altro. E secondo, vinco il derby, mi devo prendere anche la torta in faccia. Vabbè. C'è un ciuffo ancora bianco. Sì, beh, fa sexy brizzolato. Dico. Fammi una domanda, vai, vero? Sempre, tre mosse che faresti ora se fossi un dirigente del Milan? Così, guarda, uno, che bella, due. Che bella domanda. Questa è fantastica. Tre mosse? Sì. Andrei a casa di Gattuso, chiedergli se torna. Sì. Prima. Seconda, Suse Çalhanoğlu a tagliare l'erba a Milanello. Sì. E la terza, fare vedere la gente che abbiamo comprato, perché se l'abbiamo comprata e non la usiamo è inutile fare la campagna acquisti. Due giocatori che finora sono stati non utilizzati, che avresti voluto vedere? Dai, ma lui è un cartellino sicuramente, e almeno Krunic, ma quello che secondo me manca più di tutti in sto momento al Milan è Bonaventura. Infatti spero e mi auguro che a breve rientri, perché ci pesa tanto. Ok, domanda. Facciamo Luca. Andiamo da Mastrangelo, che in questo momento ha gli artigli sulla clavicola. Gabigol sta segnando una valanga di gol in Brasile, gli daresti una seconda possibilità all'Inter? Allora, sarebbe interessante dargli una seconda possibilità, ma proprio per curiosità, perché veramente, allora, partendo sempre dal presupposto che il campionato brasiliano non è paragonabile col nostro, è molto più facile segnare là e bla 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 bla, però dopo due anni, proprio per curiosità, sarebbe bello provare a dargli un'altra chance. Hai visto il massaggio col massaggio? Lui è abituato di più a quello dei centri cinesi di solito. Sì, questo è alto, lui si trova è troppo meglio alto. Perché sta nel lettino, l'happy ending. Happy ending e via, grazie. Grazie, caro. Insomma, torna presto. Bene, io direi che con
mentre la nostra amica esce giustamente alla grande dallo studio, direi che con il consueto garbo, con equilibrio, con sobrietà abbiamo affrontato i temi calcistici in questa prima parte di Cartellino Giallo. Io vi ringrazio per essere qui con noi, vi chiedo di pazientare due minuti per un breve break pubblicitario, ci rivediamo tra poco per parlare nuovamente di calcio a modo nostro. Tra poco. Quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento. Signore Labrador, chi vince lo scudetto? Da tifoso anche quindi del Cesena, che hai avuto Giampaolo a Cesena, che percezione c'è a Cesena di Giampaolo? Fischi, c'erano solo fischi per Giampaolo, tutto il Milan. Parlami di questo Milan, la prima roba che ti viene in mente di questo Milan, sei contento, non sei contento, ti aspettavi di più? Quest'anno siamo tristi. Senti più la rivalità con la Juve o con l'Inter? Con la Juve. Con la Juve? Sì. Come mai? Perché la Juve. La Juve sono i gobbi e i gobbi. Dimmi in ordine di piazzamento le prime quattro di questo campionato. Allora, il primo l'Inter. Poi? Secondo Napoli, terzo Juve e quarto spero Milan o Roma. Il Milan arriva quarto e raggiunge il suo obiettivo stagionale, però la Juve vince la Champions. Firmi? No, preferisco che la Juve non vinca. Argomento scottante della scorsa settimana è stato diciamo questa presunta lite o diverbio, chiamiamolo così, fra Lukaku e Brozovic. Bisognerebbe cercare di trovare appunto questa talpa e di cacciarla via una volta per tutte, perché queste notizie così in mezzo alla settimana con una partita così importante possono veramente fare la differenza. Sarri sinceramente non mi piace un granché, però neanche quello che c'era prima quando è entrato mi piaceva, però poi dopo ha fatto quello che ha fatto. È arrivato Napoletano. Allora, questo Napoli che pim pum pam poti a San Paolo batte il Liverpool, può far strada in Champions questo Napoli? Quella partita sì, mi è piaciuto tantissimo. Poi, non so, ogni partita è a sé, ogni partita è a sé. Fiducioso per la Champions? Sì. Inter-Lazio, turno infrasettimanale. 1-1. Per te? Per me noi vinciamo 1-0 secco, segna Romelu. Cresce Juve... Secondo me siamo sul 3-0. Ma vi sfottete fra di voi? Cioè, te che sei juventino, vi pigliate un po' per il culo o no? Ma più che altro li sfotto io, dai, tanto voglio dire l'Inter. Ma lo sborone, no? Ma più che altro li sfotto io! Cat, stavo pensando di cambiare valletta. Ho intravisto in te alcune caratteristiche che credo possano andare bene per Cartellino Giallo. Hai mai pensato di fare televisione? Miau, può andare bene così. Posto. Hey Batman, abbi pazienza, oggi mi sento stanco. Mi sa che ho un po' la pressione bassa. Uomo d'acciaio, dai che ti offro un budino, così ti tiri su. Canno verdura. Verdura, sono vegano. Dai, fatemi in là che ho fretta, pipistrelli. Io non sono un pipistrello. Mi ha ciulato il brodo. Dai, va là, spaventa passeri, fate passare il bello, che ho fretta. Porca troia. Ti ha ciulato il brodo? Come mai, il derby di Milano non lo vinci mai. E sempre, l'effetto Giampaolo si comincia a vedere, Ma non possiamo parlare di qualche altro sport? Moto, Formula 1, no, NASCAR. No, a me piace il calcio, solo quello, e voglio parlare di calcio. Va bene, allora io ti offro da bere. Cosa vuoi? Il arsenico, il cianuro? Di nuovo in diretta qui dagli schermi di Cesena di Teleromagna per la seconda puntata della seconda stagione di Cartellino Giallo, mentre Gattoni... C'è Gattoni che si ribalta, non riesce a sedersi, si sta ribaltando. Guarda il tappeto, uno dei momenti più brutti. Ma guarda cosa sta facendo! Ma cosa fa? Ma sembra un paleolo. Questo è un leone marino spiaggiato, tirate sul leone marino, per favore. Quel puff effettivamente è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO, perché
È un oggetto che ha sofferto le pene dell'inferno. Dai, va bene così. Però che posizione che ha trovato sul cigno. Allora lui deve sempre avere quella sorta di sul cosa. Cigno che cignorente. Gli faccio una domanda subito a Gaddo. Meglio una notte con Diletta Leotta o la Juve che vince la Champions? Sì, non c'è neanche bisogno di dare una risposta. Quindi? La Champions. Io vinco la Champions mentre... Ah, lì. Cos'è? Bellissimo. Vabbè, vuoi mettere 90 minuti con 5, cambia? Eh? 90 minuti con o con 7, la questione è veramente non l'ha capito, cioè, è arrivata la bordata, anzi sai cosa dico, sai cosa dico, c'è una domanda, se vinciamo anche la Champions lo dico, mi trombo la Liotta, ecco, promesso. Per fare un fosso ci vogliono due rive, non so se lo sa. Per fare un fosso ci vogliono due rive, hai tranquillo, non so se te l'hanno detto. Vai, ho fatto una promessa. Sono sicuro che Diletta sarà perfettamente d'accordo. Ha detto la stessa cosa, ha il terreno di gioco che ci sta lasciando, guarda che roba. Vai avanti, Vera. Vado. Luca, quanta paura hai che le prime 4 vittorie in campionato contro tutte squadre piccole siano il solito fuoco di paglia in stile Inter, per poi prendere 20 punti da Napoli e Juve già a gennaio? Il Milan, diciamo, è stato inserito. Beh, tra infatti, le 4, infatti, tra le 4 squadre piccole. Bella domanda, perché 4 squadre piccole, il Milan è stato inserito fra le squadre piccole come Lecce, Verona, Udinese, Cagliari e Milan, insomma 4 squadre che lottano per la salvezza. L'Udinese ha battuto il Milan, quindi ci sta. Infatti l'Udinese è un pochino meno scarso del Milan. Sì, in questo momento sì. No, diciamo che quest'anno non mi voglio montare la testa, non sono uno che solamente perché ha vinto le prime 4 pensa che vincerà lo scudetto. Però non penso neanche di arrivare a 20 punti dalla Juve. Diciamo che non vinceremo lo scudetto, ma non arriviamo neanche a 20 punti come gli altri anni. Okay. E quindi? Ah, quindi ci sarà un miglioramento. No. Come allora, quindi ho risposto alla domanda. E quindi ho risposto alla domanda. Però non è una grande soddisfazione. Non è una grande soddisfazione. La soddisfazione sarà vedervi andare fuori. Io invece ti dico la verità, io avrei piacere di vincere lo scudetto proprio con un punto sull'Inter, capito? Che proprio una rubando la tua maniera, sì, come abbiamo rubato quel giorno che loro giocavano a Roma con la Lazio, abbiamo rubato anche quella. Non riesco a stare serio. No, se frattempo c'erano dei rumori strani in studio mentre Gaddoni parlava, la panna della torta faceva rumori strani. Voglio sapere chi è che si sta liberando di liquidi corporali. No, mentre parlava Gaddoni c'era un rumore, sembrava che qualcuno si stesse cagando addosso, non so. Andiamo avanti, eri tu? No, io no. Stato devo dire, sono veramente arrabbiato con te. Questo abito lungo è un po' troppo casto. È veramente una grande offesa per tutti noi. A casa c'è, so che sono già in corso dei suicidi perché la gente... Che non succeda più. Vederti con la gonna alla caviglia è qualcosa di tristissimo. Andiamo avanti. Sempre, secondo te, è più forte il Milan o il Monza? Ma, cioè, ragazzi... Berlusconi ha parlato chiaro. Ragazzi, non scherziamo. Il Monza è una cosa seria. Ma non forte la Monza. Il Monza è in testa al campionato, punteggio. Monza 5 partite, 5 vittorie. Viaggiano. Monza ci viaggia. Ma l'hai avuto Christian Brocchi come allenatore? Anche lui è uno di quelli che è entrato nel frullatore. Cioè, ma vedi che nel frullatore quel degli ex che ha fatto male a tanti. Sempre quel discorso della dirigenza che c'è a monte. Ma se poi te la faccio io una domanda. A come Berlusconi no? Allo stadio Brianteo gli hanno fatto, appena era finita la partita del Monza, una domanda su Maldini e Boban. E lui ha risposto, passiamo all'altra domanda. Cosa ne pensi te di queste due? Perché voglio dire, sono due giocatori... Sono punzecchiate queste. Sono due personaggi . Che hanno dato grandi soddisfazioni al mondo rossonero. Sì, come giocatori, sicuramente sì. Non c'è un ma, e non posso dare una risposta, ma è evidente che qualcosa c'è. Perché per evitare... un ex presidente come Berlusconi, una domanda del genere vuol dire, secondo me, che lui l'opinione ce l'ha molto chiara e per eleganza ha evitato di rispondere. I dirigenti, se prendi ad esempio l'Inter prima di fare mercato, di mettere a posto la squadra, ha messo a posto la dirigenza prendendo Marotta, che comunque è uno attualmente dei meglio. Di qua, per carità, si impegneranno, Boban aveva la carica alla FIFA. Per figurine, diciamo, di tutto rispetto, te dici? Sì, però okay. Poca sostanza.
Daniele, un giocatore come Sensi nella Serie A fatta di campioni che hai conosciuto tu avrebbe mai giocato titolare all'Inter? Sì? Ma Sensi è forte, per me è forte. Ma il nano da giardino che era Cesena. Ah, vabbè, vabbè, allora allora di che ho voglia no, di prenderlo. Io doppietta, ha fatto doppietta in 2 secondi. No, sto punto per somma da ammonizione. Doppietta e la giro io. L'ho sentito, voglia di prenderlo veramente. Ha fatto una doppietta in 2 secondi. Detto, occupatene tu, per favore. Regia, musica. Musica per musica, maestro. Poi vengo bene da Daniele. Vai, vai, prima, prima l'ammunizione, giusto? Io lo sai te. Come va? Per un attimo proprio. Dove sarebbe? Voglio lavare, voglio parlare. No, no, io sarei per un altro giro. No, no, no. No, aspetta però. Come faccio a baciarmi? Chi smivero vuol dire che quando... Praticamente se non hai la maestra di sostegno tutte le volte che ti spiega. Questa sarebbe per noi. Se lo prendiamo noi, ci dà un bacio la Verona. Io sono, ho visto che hai girato la ruota tu. Facciamo un ritorno di fiamma, dai. Vola, va. Che caso di penitenza è questa? Vabbè, dai, non esageriamo. Metti la puntina di lì. Non esageriamo. Mettimi la puntina di lì. Perché ho girato la ruota io. Niente più. No, tanto, ascolta, tanto la Veronica di sto passo prende un giallo tutte le quindi vai avanti. Vieni a darci un bacio anche noi. Sensi. Vai, torniamo a Sensi, ok. La pace dei Sensi. La pace dei Sensi. Ma devo dire che... mi ha impressionato, non pensavo facesse questa crescita qui, come si sta dimostrando adesso nell'Inter, bravo Conte, bravo lui, bravissimo lui. Probabilmente, però, nella domanda che mi è stata fatta, secondo me avrebbe fatto fatica a giocare. Io mi ricordo comunque l'Inter, il Milan, che incontravo, erano squadre... Chiaro, se prende l'Inter, lo gioca Diego Simeone, ecco. Di una pasta diversa, ecco. Certo, sicuramente. Bene, allora voglio andare con i miei 4 amici al VAR. Andiamo a 4 amici al VAR. Eravamo 4 amici al VAR che volevano cambiare il mondo. Andiamo veloci, ringrazio Marco Bernabini che ha messo ben 3 episodi di questa doloroso sabato pomeriggio per me. Qui c'è il rigore per il Verona. Sacrosanto. Direi che c'è, assolutamente. Lui naturalmente dice l'ho solo ammazzato perché... naturalmente sono in mezzo. Non sa neanche dov'è il pallone, rigore in mezzo. Infatti hai ragione. Fatti ragione che qui perché Daniele non ai vede. Tempi d'oro non gliel'avrebbero mai data la Juventus. Non l'ha neanche toccato. Ora però il bello, per chi non l'avesse visto, state attenti, è uno schema lungamente studiato in allenamento, come dicono quelli bravi. Guarda. Quello che porterà questo che fenomeno. Il 28 però è gnocco. Sì. Okay. No. Chetta, ti siamo alla pazza dei Sensi. Allora, Di Carmine tira. Palo. Il fallo aveva intuita, Traverso. Dopodiché guardate lo schema, perché questo è uno schema lungamente studiato. Recupero della palla. Sono passati 17 secondi. Veloso arresta questo pallone, spara questo esterno di sinistra sotto l'incrocio. E il Verona va in vantaggio. Io a questo punto ho avuto un ictus, ve lo posso dire? No, lo sai però. Sono svenuto lì un attimo così, poi mi sono ripreso con una birra del demonio e lì ho goduto, devo dire. Lo sai cos'è che mi ha fatto ridere di tutto questo gira? Perché avevo avuto la rabbia del rigore, la rabbia della traversa e poi improvvisamente ma il bello di tutto questo è che dietro nella curva, al palo e la traversa c'era, dicevano... Signore. E dopo... Al gol di Veloso. Sono rimasti così. Gol di Veloso. Andiamo avanti. Questo è un gran gol di Veloso. Poi Juve-Verona. Il rigore, qui il rigore di Gunther, che l'unico vero grande errore della difesa dell'Hellas è questo qui. Gunther entra veramente in maniera screanzata, mi permetto di dire, su Cuadrado. Rigore netto anche qui. Si è un po' tuffato, devo dire. Ha un po' enfatizzato Cuadrado, però diciamoci la verità. Questo è un calcio di rigore che ci sta, è credo il primo rigore della storia della Juve che vedo che c'è. No, era da 2 o 3 anni. Mi sono anche mi ha destabilizzato un po', devo dire. Il mio sabato poi non è stato più normale perché quindi un rigore per la Juve che c'è, è una cosa. Sono d'accordo. Pensare che vedere da qui sembrava che gli avessero sparato Cuadrado. Poi andiamo invece a Milan Inter. C'è anche il computer, vero, in mezzo a coglioni. Vabbè. Qui abbiamo il gol annullato a Lautaro per l'offside di
di D'Ambrosio. Cioè, dico questo bene, io... Lo sapete che io vorrei rivedere... Se fanno vedere la linea famosa... Preghiamo un po' più Bonnici di... Ah... Vabbè, questo riguarda... Aspetta, perché che guarda, cioè... Fuori gioco di cosa? Boh... Di... Non so, forse c'è proprio veramente... Stamattina per dire della Lega qua. Su Radio 1 stamattina Paolo Casarin era furibondo per questo fischio, perché sosteneva che viene tradito completamente il concetto del fuorigioco. Il fuorigioco di clavicola non si è mai visto. Il fuorigioco è un corpo che emerge in maniera importante. Veramente stiamo parlando di millimetri, forse. Sì, millimetri. No? Guarda, vabbè, andiamo avanti. Allora, è finita 3-0, ti do una notizia. Sì. Milan-Inter 0-3. Ah, è la rovesciata di D'Ambrosio che fa la notizia. Qui invece il gol che è stato inizialmente messo in frigorifero dal collaboratore dell'arbitro, poi invece confermato dalla VAR. Luca, opinioni in merito? No, beh, dopo si vede che insomma, è regolare. Insomma, dopo, giustamente è stato convalidato perché Lautaro non tocca niente, non tocca e quindi... Anche se dichiarare ininfluente la posizione di Lautaro Martinez è abbastanza curioso. Daniele? Sì, no, però secondo me non incide nel... È agghiacciante! Non incide, non dà fastidio al portiere, prende gol lo stesso, dai. Ma gli avevano già detto, guarda che prima hai annullato un gol per un pelo di maletta, cosa ne vuoi annullare? Un altro per un fuorigioco che Lautaro non tocca niente. Ok. Bene, rientriamo in ufficio, vai. Rientriamo in ufficio, rimettiti a sedere, sì, ripeto, questo arco lungo continua a sostenere che è veramente... Agghiacciante. Facciamo un paio di domande che poi dopo ce ne andiamo sul web, via. Gaddo, vedere Conte che esulta in modo scomposto ai gol dell'Inter, che sensazione ti dà? Mi fa letteralmente cagare proprio, eccolo. Mi fa schifo proprio. Fine come un... Mi fa venire una rabbia che ecco, mi sale, bravo, capito? Bravo. Vedere... Non è giusto quando dici mi fa cagare, devi dire ho un grandissimo tiraculo. Di la verità, hai un grande tiraculo. Anche, quando anche vedi ma tra l'altro sono stato attaccato perché io ho provato a difendere il Milan, mi siete indifendibili, perché io non posso credere che ci... Me l'hanno detto di colore perché io ho detto che era quasi pari l'Inter. Ovvio che c'è una difesa l'Inter, ma il resto ho detto, il resto ve l'ha giocato, niente, indifendibili. Mi hanno attaccato tutti, tra l'altro, vabbè, però... Nel bar a Predappio. Il bar a Predappio l'hanno attaccato. No, ci sono 3-4 tuoi seguaci che stasera ci guardano, adesso non mi ricordo i nomi dopo le due. Ancora studio, questi non si danno pace. Vedeteli, fate la pace, ragazzi. C'è un attacco di cuore su... Morti. Respirazione bocca a bocca serve qua. Curalo, per favore. Vai da sempre, vai. Dov'è? Ciao, sempre. Sempre, se ripensa ai 200 milioni spesi da Fassone e Mirabelli per gente come Çalhanoğlu, Rodriguez, Musacchio, Andre Silva, Biglia, quali parole ti vengono in mente? Compassione. Che sta con passione. Con passione. Lui. Con? Fortemente no, con motivato. Tristezza. Con passione. Allora, fortemente secondo motivato. Secondo me sono due grandi dirigenti che hanno fatto un ottimo lavoro. Vero Stescione, Mirabelli. Mirabelli e Fassone, migliori acquisti della stagione. Quello rimarrà veramente la curva negli annali. Lì avevano veramente capito tutto. Grande Fassone, grande Mirabelli, un che disastro. Se il Milan adesso in braghe di tela, col fair play finanziario fino qui, con le pezze al culo, è perché sono passati un anno di Mirabelli e Fassone, fatto bene, ti riduce così. Ottimo lavoro, ragazzi. Avanti così. Un passaggino a Vinovo. L'avete visto Rodriguez nel derby? Grande, ha fatto un retropassaggio. Cioè, il retropassaggio Rodriguez di Rodriguez. Esplica. No, Rodriguez nel derby era un qualcosa di... Cioè, sembrava un giocatore di terza categoria che si è trovato lì, gli ha dato una maglia, l'hanno fatto entrare. Infatti qui non fa giocare Teo Hernandez. Perché Romagnoli ha marcato Lukaku da dietro e non dal davanti. E qui tu potresti A cosa vuoi alludere? Non detto ah, non lo so, perché davanti dura 7 minuti, magari da dietro dura un po' di più. Chissà. Va bene, a posto così. Ti piace meno? Avanti. Regia, no. Salvami tu, come il gong, quando un pugile è all'angolo che spera che suoni il gong e finisca il round, io invoco... Devo fare le domande. Invoco via col web. Sta zitto un po', via col web. Ale!
tutti sul web per andare a vedere cosa si diceva stamattina. Innanzitutto cominciamo con i problemi dell'ambiente. L'Amazzonia brucia, ma c'è un altro grande caso. Greta ha cambiato Greta causa. Greta ha cambiato causa. Salviamo il Milan, avanti. Qui abbiamo l'abbraccio tra Lukaku e il suo bambino. Bene, Stefano Sensi, avanti. Oh. DAZN, ho attivato il canale 209, ma per tutta la partita l'immagine di Bigli era ferma in mezzo al campo. Come posso risolvere questo problema? E da DAZN proprio l'account ufficiale risponde. Gli hanno risposto seriamente. Ciao Gio, ti consigliamo di contattare l'assistente di Sky. Loro potranno verificare eventualmente questa problematica relativa al canale 209. Un applauso. Questo Gio lo voglio a fare le interviste con me, le supercazzole. Ma io invece direi che va esonerato immediatamente il social media manager di DAZN per manifesta incapacità di cogliere l'ironia. Sì, l'ironia proprio. Pensa la moglie del social media manager di DAZN che deve convivere con un essere così privo di ironia, sarcasmo. Di sarcasmo. Uno si chiama Gio, l'altro si chiama DAZN. E te okay. Ignorante. Ecco sempre. Un altro ignorante. Quando ti invitano al cinema a vedere il nuovo horror, ma a te non spaventa più perché sei milanista. Questo è la verità. Finché non hai avuto un bambino, una bambina, andavi anche al cinema. Adesso per due anni scordatelo. Basta. È una prospettiva difficilmente replicabile. Giampaolo dichiarò, sono sicuro, faremo meglio dello Slavia. In effetti lo Slavia ha pareggiato, lui ha perso, ha fatto meglio dal punto di vista di un interista. Andiamo avanti. Intanto alla Fiorentina Montella dichiara, stanotte non dormirò. Allora, qui siamo sulla pagina, stiamo crescendo, Vincenzo Montella è una pagina che vi assicuro è assolutamente meritevole di essere seguita e si sono commossi perché, come vedete, alla sinistra del volto di Montella il loro idolo ha citato la frase, stiamo dire crescendo. Che stiamo crescendo, anche se stanotte non dormirò. Quindi stiamo crescendo Montella, andate subito a iscrivervi. Poi gol di Castagni al 95esimo e il sorriso di Vincenzo. In effetti la stagione delle castagne, come scriveva Gene Gnocchi stamattina nel rompipallone, qui Edin Dzeko va a salvare la Roma al minuto 94 e qui i cosplay avranno un fremito di libidine nel vedere questa immagine. Andiamo avanti. Oh, chi è? Questo è Gasperini che guarda la panchina e dichiara, almeno secondo la pagina Aria e Robert Capistocchi ricorda Alessio Cerci, ma non era meglio andare, leggi tu per favore, a Troia al fiume, non è meglio andare al fiume? Vabbè. In effetti a Zagabria è stata dura la questione. Quando vuoi raggiungere la salvezza il più in fretta possibile. Qui in un campo delle minori hanno mandato Gaddoni con la tunica bianca in campo. Andiamo avanti. Che partita era? È Pretappio Fiumano, il derby della tua grande. Altro che il prete, lì ci vuoi i santi. Allora, questa Veronica te la dedico tutta. Sam Moioli, ex collaboratore di Paolo Sosa alla Fiorentina, ha deciso di cambiare vita. Collaborerà con Rocco Siffredi nella realizzazione di un nuovo progetto. Un parco tematico multimediale del porno. Una sorta di Disneyland dell'hard. Veronica, quando apre io ci vado. Hai mandato il curriculum te? Perché... Andiamo avanti. A proposito, c'era anche Lisa Anni in questo pornazzo, vero? Questa è l'intervista di faccia a faccia che c'è su DAZN tra Diletta Liotta e Quagliarella. In effetti, devo dire che l'impostazione veramente sembra... È un po' Brother. È un po' Brother. Un po' da film porno anni 80, che c'era quel minimo di trama all'inizio. Il divano. Il divano, sempre. La conversazione... Vado con Daniele. L'Inter vai. Quest'anno può essere veramente l'anti-Juve. Il Napoli è nettamente superiore. Ma tira la lunga che più parli te meno parla lei. Sì, allora faccio un po' di brodino, dai. Allunga perché non voglio tenere buona lei. Credo che, come stavo detto prima, si possa avvicinare tanto alla Juve, però arrivargli sopra è dura. E secondo me con il Napoli se la gioca, perché Conte gli ha dato una mentalità importante, difficilmente sbaglieranno tante partite, quindi secondo me di punti mi auguro ne lasceranno pochi per strada. Però se prendiamo singolarmente gli uomini, credo che la Juve sia comunque una spanna sopra per i giocatori. Napoli ne abbiamo parlato poco, però due gol al Liverpool, non so in quanti gli danno in Italia. No, anche il Liverpool l'anno scorso il girone ha perso con la Stella Rossa, poi evita la Champions. Però il Napoli è una bella squadra. I gironi sono sempre una storia a sé. Sono e ha un gran bel allenatore, sicuramente più forte di Sarri. Prego. Credo molto bene il Napoli.
Napoli. Anch'io. Molto bene. Napoli poi secondo me con Conte all'Inter, la Juve, il nuovo corso della Roma, il Napoli adesso ha un po' meno i riflettori accesi sopra, secondo me, rispetto e gli fa meglio. Può essere un vantaggio. Le piazze del sud, come dire, allentare un attimo la pressione che talvolta frega, soprattutto penso a Roma, la piazza di Roma, sponda Lazio, ma soprattutto sponda Roma, è una pressione che dà fastidio. A Napoli è forte anche lì. Forse il fatto di andare non con gli abbaglianti, ma con le luci di posizione. Questo vero, questa metafora automobilistica. Ah, bella questa. Metafora automobilistica. Bravo, bravo Gira, bravo, bravo. Questo Verona, questo Verona. Vado avanti con Gatto. Verona, domani sera. Che tra l'altro voi all'Inter avete non sapevo anche di qualcosa farsi in Verona. Comune. 10 anni che non vincete. Non sapevo ti farsi Verona. Sì, sì, vai avanti. Come vedi Conte Sarri come esperienza e bravura in Champions? Chi arriverà più lontano? Allora, Conte, mi toccate Conte. Conte è stato 8 anni fa il mio sogno, cioè quello che mi ha fatto rinascere la Juventus. Sei nostalgico di Conte anche durante l'epoca. No, voglio dire, lui si è comportato male. Io l'ho detto perché è andato via un giorno prima. Però Conte Sarri, adesso mi metti di fronte a una situazione che Conte... Come faccio a attaccare Conte? Come faccio? Sarri deve almeno vincermi la Champions, cosa vuoi che ti dica? Forse rischi di perdermi lo scudetto. Almeno. Cioè, voglio dire... Stop. Si gioca già da domani sera col campionato, poi turno diciamo infrasettimanale che prenderà corpo mercoledì, ostico pronostico per vedere secondo i nostri ospiti come andrà. Ti amo campionato, perché non sei passato, non sei passato. Campionato. Gaddoni si è ingrassato. Ricomponiamoci. Turno infrasettimanale, dicevamo. Una bella partita a San Siro, dove l'Inter torna 4 giorni dal derby per sfidare la Lazio di Inzaghi e Immobile, direi, che si sono sfanculati allegramente, tra l'altro, ieri sera. L'Eter, trovando il tuo consenso, direi, ha partita difficile, perché comunque alla lunga l'Inter è una partita... La dovrà anche alla toppare, lunga. Spero di no. Alla lunga. Spero di no, vabbè, viene da 4 vittorie in fila, non è che la voglio gufare, la Lazio è anche una bella squadra. Secondo me, sto giro l'Inter pareggia 1-1. Ok, 1-1, in realtà questo è il pronostico di Luca, prima lo devo chiedere a Daniele, andando nell'ordine. Daniele? Io dico 2-1 Inter invece, partita difficile Inter. Ma riesce a vincere. Ok, nell'inferno del Rigamonti arriva la Juve a Brescia. Prendiamo sempre gol, al contrario dell'Inter che ne prende quasi mai. Quindi 1-2, allora per il Brescia dico anche il marcatore, Hübner, no, 1-2 per noi, 1-2 per noi. Hübner, Paolo Rossi e Baggio. E Baggio, ok, 1-2, benissimo. Toro-Milan. Due squadre con una linea di febbre dal mio punto di vista. È andato in difficoltà, sto pensando. Il pronostico è anche abbastanza semplice, perché il Milan 2 gol in una partita non li fa dall'amichevole col Manchester United, quindi direi... A me puzza di uno 0-0 senza tiri in porta. No, a me puzza invece di un 1-1. 1-1, salomonicamente. Lui è positivo, è fiducioso che è un bravo. Cioè, bravo. Non ha detto che vince il Milan, cioè è fiducioso quando pronostica un pareggio, se pronosticava... Ovvio, no? Mamma mia, Torino di Mazzarri. La mia ironia era sotto inglese. La mia ironia era sotto inglese. Perché così? No, perché non c'è. Oggi possiamo rivelare il vero lavoro che fa Gianluca Gaddoni durante il giorno, il social media manager di DAZN, direi, credo. Era lui a rispondere. Lui il social media manager di DAZN, l'abbiamo scoperto. Molto bene, siamo arrivati in fondo. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera. Ringrazio Daniele Galloppa. Grazie a voi. Un rapporto ormai di amicizia con noi. Carriera stroncata, grazie a voi. Carriera stroncata, naturalmente. Trovati un lavoro anche te, trovati un lavoro vero. Ciao Luca. Ciao ragazzi, alla prossima, sempre forse. Lui fa lo youtuber, quindi anche lui deve trovare. Trovati un lavoro vero anche tu. Un lavoro vero anche tu. Vero? Io l'ho trovato. No, va. Te ne hai 2-3. Io ne ho di lavoro. E non ne parliamo. Gaddo, Semprini. Buonanotte a tutti, arrivederci, alla prossima.